Uno dei temi più discussi sui forum di chitarra, sui gruppi, Facebook, me ne viene in mente uno su tutti, il gruppo chitarra acustica, eh, che è gestito da un amico tra l'altro, eh, una delle domande più frequenti che vedo fare eh, è, ehm, riguarda la, la, il proprio strumento e la difficoltà di suonarlo. Generalmente ci si approccia a questo argomento facendo una domanda che sembra sciocca, no? Io dico sempre ai miei studenti: non abbiate paura di fare domande, non ci sono domande stupide, ci sono solo risposte stupide. Allora, a questo argomento io spesso rispondo, inizio rispondendo scherzando. Quando dicono ehm, la mia chitarra è dura, io esordisco sempre dicendo le chitarre non sono dure o morbide, sono di legno che sembra, magari può sembrare una cosa no? un po' rude, entrata così a gamba tesa in realtà è soltanto un modo per far capire che il problema è da un'altra parte le chitarre sono veramente di legno, tranne quelle che erano fatte in grafite o quelle di plastica, quelle cose orrende però le chitarre sono di legno, nel senso se te la danno in testa fa male, no? per la qualità del legno di cui è composta, insomma il problema è un altro la chitarra non è dura o morbida, la, la chitarra è regolata in un modo o in un altro, bene o male. Allora ci sono diversi fattori da tenere in considerazione, non so se riesco a parlare di tutto in questo video, ma la cosa principale è la regolazione, il setup dello strumento. La chitarra ha una cosa chiamata action, che è l'altezza la della corda, l'altezza dell a cui sta la, la distanza dai tasti fondamentalmente. Questa action ha un paio di punti importanti. C'è un'altezza dell'osso qui, sempre che di osso si tratti, del capotasto e c'è un'altezza del ponte. E poi ovviamente c'è una, ehm, una curva del manico che un po' ci deve essere sempre. E, e comunque c'è il modo in cui la, cord la corda è dritta comunque, no? ovviamente essendo una cosa tesa sarà sempre dritta da dove poggia a dove poggia, è una cosa dritta, quindi il manico sotto sarà fatto, potrà curvarsi in un più di più o di meno. La, il rapporto fra tutti questi elementi è delicatissimo, delicatissimo, è una roba proprio veramente che va fuori la comprensione della maggior parte di noi che suoniamo. Eh, quello del liutaio è un mestiere, è un mestiere abbastanza complicato, molto complicato. E il liutaio che fa setup di chitarre, cioè che le regola, eh, ha una conoscenza che è molto diversa dal liutaio che costruisce, perché il liutaio che costruisce se la fa come gli pare la chitarra, il liutaio che fa il setup invece deve prendere uno strumento che già c'è e sistemare quello. Sono due, potremmo quasi dire che sono due lavori diversi nonostante siano lo stesso lavoro. Perché dico tutto questo? Perché in realtà eh, quello che succede da qui a qui è quello che poi determina tutto quanto. Allora, tralasciando, che però non bisogna farlo, le misure dello strumento. Cioè, per esempio, questa D-28 della Martin è una chitarra che ha notoriamente un manico abbastanza stretto qui, che per molti è scomodo. Ok, molti si vendono questa chitarra, non la mia. Eh, perché è troppo stretta qui. Ci sta perché quando questa misura che va in genere tra dai 43 mm 44 a 45 46 nelle chitarre classiche, è ancora più grande, questa misura cambia a seconda di come siamo fatti, di come siamo abituati, di quello che cerchiamo, di quello che suoniamo, potrebbe essere determinante. Io, per come sono fatto io, eh, mi abito se uno strumento mi piace come suona, me ne frego di che misure c'ha e cerco di fare di tutto. Per, poter, per poterlo suonare. Ok, però questo è un problema mio, io sono strano, quindi non faccio testo. Al di là di quello, ci potrebbe essere una curva eccessiva qui dietro, ci sono i manici AV, ehm, la curva, proprio la curvatura del manico, lo spessore del manico, oltre che... Questo spessore, questa distanza fra le corde, la distanza fra le corde e lo spessore e la curva del manico sono fondamentali per approcciarsi ai vari strumenti e per trovare quello più o meno comodo. Ma quello che è fondamentale è la regolazione. Allora si tende ad attribuire ehm, questa, questa cosa ai problemi sullo strumento, a eh, la durezza dello strumento e le corde. Non è così lo strumento non è duro, sono dure tutte le chitarre, le corde, no, vorrei dire, non c'entrano niente. Se avete mai suonato una chitarra con corde 0-9 regolata de merda, è impossibile da suonare. Cioè, se io le, eh, faccio un, un capotasto altissimo e, la, e qui un ponte altissimo e le corde sono alte così, ci potete mettere pure i capelli degli angioletti che volano nel cielo, la chitarra sarà insuonabile. Ho visto chitarre con corde 013, quindi piuttosto dure per la maggior parte di, di noi, tutti, mm, eh, tutti quelli che suonano, no? Più o meno hanno messo le mani su una chitarra. Ma se le corde sono appiccicate al manico, praticamente non si sentono sotto. Ovviamente premerle sarà facile, fare un bending sarà difficile, ok? Il bending è tirare la corda, lì, però, parliamo di tutto un altro mondo, è chiaro che non si può fare quel discorso sulle chitarre acustiche con le corde che in genere vanno montate sulle chitarre acustiche. È chiaro questo è chiaro fatto, questa cosa qui deve essere quella che vi entra in testa, non solo le corde. Se la chitarra è regolata male, più mettete le corde fine e la chitarra continuerà a essere regolata male. Sarà faticosissima da suonare comunque perderà anche una parte dell'assetto perché cambiare la, ti, il tiraggio delle corde significa far tirare in più o in meno il manico. Le corde di una chitarra possono tirare 40, 50, 60 kg tutte quante, ok? Lo, la chitarra è uno strumento particolare come è costruito. Quello che tira la chitarra, tira per così, quindi fa piegare il manico da questa parte e fa alzare il ponte, infatti che succede alle chitarre se scolla il ponte quando sono fatte male, ok? O tende a scollarsi da dietro, si fa un bozzo sul, sul top, sul piano armonico, si fanno. È normale che per molti strumenti succede questa cosa anche dopo diversi anni di, di vita. Allora, la cosa fondamentale è rendersi conto del fatto. e qui ci vuole un liutaio, io dico sempre, portate le chitarre da quelli bravi, perché vi risparmierete, eh, veramente non farete danni. Una cosa fondamentale è questa, questa altezza qui. Se la chitarra qui è troppo alta, già fare un barré in prima posizione, un fa, un si minore, un fa diesis, insomma, quegli accordi che comprendono il barré in prima posizione sarà praticamente impossibile. E se è impossibile fare un barré in prima posizione, è impossibile suonare la chitarra. Ok, non possiamo suonare solo qua. Allo stesso modo, se la corda è troppo alta qui, andando avanti sarà impossibile suonare qui, un po' perché la chitarra poi stona, perché se la corda è molto alta, più la tiriamo giù per suonarla, perché deve toccare il tasto, e più si allunga. Se si allunga per così, stiamo facendo un bending, che è la stessa cosa che facciamo quando tiriamo la corda, quindi la nota sale, quindi la chitarra sarà stonata se è troppo alta. Ovviamente parlo di cose estreme, ma siccome ho visto cose che voi umani, no? Quindi questa regolazione deve essere ovviamente, deve assecondare il manico, cioè, sulla chitarra si arriva a fare il cosiddetto neck reset. Che cos'è? Se stacca il manico e si riattacca. Per riattaccarlo dritto. Perché ci sono strumenti fatti talmente male o che hanno subito talmente tante variazioni e danni nel tempo che non sono più regolabili che la chitarra ha un truss rod dentro, no? un, generalmente, non tutte, le classiche per esempio non, le hanno, non lo hanno, ma ha un'anima un di ferro, un, una barra di ferro, che permette tramite una brugola da dentro il manico o da sopra, di regolare la curvatura del manico. Ok, Sono delle regolazioni che possono essere anche abbastanza estreme se fatte male, ma insomma in genere sono minime. <coughs> Però eh, quello che voglio dire è che eh, ci deve essere sempre la... bisogna farsi venire il dubbio, allora perché faccio fatica a suonare? Perché non ho la forza nelle mani? Ho appena cominciato, cioè ho le corde troppo dure? Certo, anche quella è una cosa, se non siamo abituati alle 0.12, se veniamo dalle 0.9 mettiamo le 0.12, ci cioè si spacca la mano, bisogna abituarsi alle cose, non è che è così, no? Per grazia ricevuta. Bisogna farsi tutta una serie di domande, ma è complicato farsi quelle domande se non se ne sa molto. Quindi bisognerebbe portare la chitarra da un liutaio. Bravo soprattutto, attenzione, perché è pure là, ok. Ehm, quindi, per esempio, un problema che, che... Allora, Molti studenti quando facciamo lezione utilizzano le mie chitarre quando siamo a casa. E, e, e rimangono sorpresi dalla morbidezza delle chitarre, che non sono morbide, sono di legno come le loro, ma sono regolate molto bene, molto basse. Il mio liutaio mi conosce, sa come suono, sa che ho tutta una serie di necessità e mi regola gli strumenti in una maniera estremamente comoda, non esagerata. Eh, ma è estremamente comoda. Per esempio, a questo riguardo mi è capitato di parlarne con Tommy, Tommy Emanuel, siamo amici da tanti anni. Mi è capitato di suonare le sue chitarre. Mi sono sempre sorpreso da quanto le corde siano praticamente appiccicate al manico, cioè io non ci riesco a suonare. Lui suona non sembra, soprattutto per chi l'ha visto dal vivo, sembra che suoni molto forte. In realtà lui è molto leggero con la mano destra, in certi momenti no, quando suona col plettro soprattutto, ma quando suona con le dita è molto leggero, non ha le unghie, suona con i polpastrelli, ha un suono molto... il suo volume non è eccessivo, sentito così, ma ha un volume estremamente bilanciato, un tocco estremamente bilanciato. E lui mi disse proprio non voglio combattere, lui mi disse in inglese I don't want to fight the action non voglio combattere l'action non voglio combattere contro la chitarra voglio che la chitarra mi aiuti in quello che faccio se l'avete visto suonare capite perché, di che cosa si parla in quel caso però secondo me è esagerato, cioè non è che io posso di a mia mano il come regolare la chitarra cosa lui, le sue, le mie però lo so io eh, io la corda troppo bassa non potrei utilizzarla, perché eh, suono anche in accordatura aperta perché mi piace lo strumento che abbia una buona risonanza eh, il... Qua... più le corde sono alte e più la chitarra tende a vibrare più le corde sono basse non che capiscano la, la distanza dal manico ma se prendete una chitarra anche molto regolata male molto alta facendo un accordo vi renderete conto in genere la prima cosa che si nota è che ha molto volume perché le corde non sono in nessun modo soggette a toccare i tasti no e quindi la corda è abbastanza libera di risuonare adesso al di là di quello che poi non ci interessa perché non ci interessa una chitarra regolata male quello che ci interessa è che la chitarra sia suonabile dappertutto per cui L'action deve essere abbastanza bassa qui se questa distanza è troppo alta. Se già premere anche perché la corda qui è molto più dura, è il famoso arco, no? Avete visto quello che cammina sulla fune al circo. Quando sta in mezzo la fune si piega molto, quando sta a lato la fune si piega meno. Se premiamo qui la corda è più morbida, se premiamo qui la corda è più dura perché è molto più vicina al bordo. Ok, questa è fisica. Per cui bisogna fare attenzione perché la distanza che è qui è colmabile anche con la forza da questa parte si fa molto più fatica non che qui le corde poi debbano essere alte la chitarra dovrebbe avere veramente un setup ottimale e dico dovrebbe perché purtroppo quel lavoro lì non è che lo sanno fare in tantissimi <coughs> per carità eh ne voglio spudare sugli utai in giro per il mondo però per esperienza non è che lo sanno fare in tantissimi eh... Proprio perché è un lavoro molto complesso, ci vuole, ci vuole tanta esperienza. Racconto un aneddoto capitatomi proprio con questa chitarra. Non mi ricordo se dopo un incidente mi si era rotto il, il, la fascia qui perché era caduta o avevo fatto un cambio tasti, non ricordo, ma l'ha ripresi dal mio Io tornai a casa, è una chitarra che suono da molti anni, l'ho suonata tantissimo, c'era qualcosa che non, non andava, sai quando c'è una cosa, la chitarra tua la conosci, sai com'è, c'è qualcosa che non va. Torno da lui e gli dico: Senti, io non, non so cos'è, non voglio essere impazzito, non vorrei, però questa chitarra non suona più come prima. Che è successo? La prende, la mette sul tavolo, la guarda un attimo, misura, prende una chiave, la chiave che va nel truss, dà un quarto di giro in un verso, non ricordo quale, me la ridà, riprendo la chitarra che improvvisamente aveva riguadagnato tutte quelle basse frequenze e tutto quel, quel balance che io conoscevo perché non sentivo più i bassi che suonavano in un certo modo. Adesso se me l'avessero raccontata questa cosa direi, ragazzaro dai, insomma che te inventi, mo perché devi fare... Essendo successa a me, o sono stato vittima di un complotto psicologico, oppure effettivamente ho capito che davanti c'è una persona estremamente competente, che ha capito immediatamente quello che volevo dire, e che ha risolto quel problema con una... Piccolissima, ok? Soluzione. Che bisogna sapere cosa fare sulle cose quando non vanno. Questo per dire che la stessa chitarra, con una regolazione leggermente di un tipo, leggermente di un altro, saranno le fisse mie, non lo so, ma io non è che sono uno paranoico. Suono le chitarre, manco so di che legni sono fatte, però le suono, quindi un po' no, le capisco. Però una regolazione anche minima può cambiare un sacco di cose. Adesso non dico di andare così nel dettaglio perché non tutti sentono certe differenze, soprattutto in uno stadio iniziale. Qui parliamo di comodità dello strumento, ma la comodità fa il paio anche con il suono. Perché anche una chitarra che suona meno ci risulterà meno comoda, perché per far uscire più suono dovremmo suonare di più. Ok? Questo è un concetto molto importante che viene estremamente sottovalutato. Ma. Eh, bisogna quindi, diciamo, per fare una specie di sunto, bisogna fare moltissima attenzione per come abbiamo gli strumenti no? sotto le mani. Prima di imputare la cosa alla eh, alla curva del manico di dietro, troppo spesso, non troppo spesso, o prima di dire ho sbagliato le corde, queste suonano, queste non suonano. Guardiamola bene la chitarra, confrontiamola con qualche strumento. Andiamo in un negozio di strumenti, proviamone qualcuna, vediamo qual è la media. Anche se le chitarre acustiche in genere dovrebbero essere regolate un po' più alte, perché poi uno se le abbassa a piacimento. Perché alzarla è più complicato che abbassarla, eh? è difficile, ehm... <coughs> quindi. Eh, cercare di valutare anche se non se ne sa moltissimo quali possono essere i fattori ricordandosi alcuni di questi punti fondamentali il setup la regolazione della chitarra è assolutamente, eh, può essere assolutamente fuorviante o mettere a posto completamente ogni problema che abbiamo perché se è fatta correttamente tra l'altro risponderà anche a quello che ne dobbiamo fare perché se vi capita di suonare la chitarra di un flat picker, eh, chitarristi che suonano chitarra acustica con il plettro, con le corde molto spesse, sono abbastanza alte. Perché... In, in un certo stile di musica la chitarra deve avere un grande volume, un grande suono e suonare molto, quindi va suonata con forza e deve rispondere in un certo modo. Se le corde sono troppo basse, semplicemente quello stile non si riesce a suonare. Per esempio, se suonate gypsy jazz, eh, come no? nello stile di Django Reinhardt ehm, le corde molto spesso sono o flamenco, che è, un, è uno stile che si, si può accomunare. Per come è la regolazione dello strumento, le corde praticamente frustano, sono appiccicate al manico e frustano, perché una parte del suono di quello stile musicale è la corda che frusta sul tasto. Adesso di più o di meno, poi no, anche qui bisogna vedere, ma una parte di quel suono, mentre con una chitarra classica, chitarrista classico, se sente una corda che frusta, si suicida, ok? Ovviamente, perché non è quello che vuole dallo strumento. Quindi ehm, le chitarre, per ricapitolare, non sono dure o morbide. Le chitarre sono di legno, e, e però possono essere regolate malissimo, normale, benissimo e possono rispondere più o meno alle nostre esigenze.